Le farfalle, gli altri insetti e i loro parenti più stretti sono i protagonisti di Le Farfalle e Co., un microcosmo da scoprire, una nuova area tematica qui alla Fondazione Bioparco che verrà inaugurata oggi dal presidente della Fondazione Bioparco, il dottor Federico Coccia. Beh, che dire, l'ansia c'è anche la curiosità di vedere questo mondo tutto particolare, un mondo di colori, un mondo particolare con di tanti insetti, di tante zampine, di tanti peletti. Andiamo insieme a curiosare. Grazie a tutti di essere qui con noi, così numerosi. Sinceramente non aspettavo tanto entusiasmo. Per noi è fondamentale aprire la casa, inaugurare la casa delle farfalle oggi, perché dovete sapere che la casa delle farfalle, cioè una struttura dove ci sono delle farfalle vere, vive, che girano attorno ai bambini, ai visitatori, siamo insieme agli insetti, siamo gli unici in Italia, saremo gli unici in Italia e forse anche in Europa. Io vi parlo con la pelle d'oca perché per me è uno dei forse momenti più importanti da quando mi sono insediato al Bioparco, cioè da 3 mesi, abbiamo fatto tante cose, ma forse questa, insieme al direttore Tullio Scotti, stavamo parlando prima, è la cosa forse più importante, perché faremo conoscere questi animali che io parlo delle farfalle che sono belle, però questa è una struttura dove accoglierà anche gli insetti e anche dei ragni. Sono animali che generalmente, diciamo, tra virgolette, sono meno amati dal pubblico perché non sono conosciuti. Nessuno conosce il lombrico più lungo del mondo, che è l'ombrico africano che abbiamo qui. I bambini devono conoscere anche questi animali, perché purtroppo, forse perché sono brutti e alcuni fanno ribrezzo, non sono amati dalle persone. Invece noi, il nostro compito, siccome la seconda mission del Bioparco di Roma è appunto educazione ambientale, la prima è tutelare la salute degli animali, allora l'educazione ambientale è anche la casa delle farfalle. I bambini conosceranno degli animali che normalmente negli altri zone, negli altri bioparco, in natura, sono difficili da vedere. Un lombrico così, vi assicuro, non si potrà vedere da nessun'altra parte al mondo, forse in un documentario. Bene, noi diamo la possibilità di far sì che i bambini tocchino con mano questi animali e sarà qualcosa di entusiasmante. Ma il primato è che noi siamo in questo momento l'unica struttura presente in Italia e forse, ahimè, in Europa, no ahimè, meglio in Europa. Adesso lascio la parola per qualcosa di più tecnico al direttore generale e ringrazio tutti di essere qui. Grazie Presidente, il fascino di questo mondo piccolo, particolare, è estremamente coinvolgente. Pensate che ci sarà la possibilità anche di un'area didattica con i microscopi, di poter vedere delle cose che non si vedono ad occhio nudo e la possibilità quindi di anche far scoprire ai nostri bambini anche cose più nascoste, più interessanti. E questo mondo, come ha detto il Presidente, non è molto conosciuto, però esiste fin dall'inizio già una specificità e la mostra sarà un susseguirsi. Partiremo nel vedere degli animali che sono un pochino più primitivi, ma anche come altri soggetti del mondo meraviglioso della fauna sono capaci di mimetizzarsi. Ci sono gli insetti stecco che si trasformano come se fossero dei pezzi di legno per evitare poter essere predati più facilmente. Insomma, ci sono tutta una serie di particolarità che veramente sarà affascinante riuscire a coinvolgere, cioè riuscire a scoprire gradatamente. Poi c'è questa serra di oltre 200 farfalle vive tropicali che svolazzano tutte insieme, che è un qualcosa di estremamente affascinante. Insomma, noi crediamo veramente, come diceva, di poter fare un qualcosa in più oltre che già tutto quello che stiamo facendo.
la nostra visione. Volevo aggiungere una cosa, ti interrompo un attimo, sulle farfalle. Ricordate che le farfalle sono degli animali per il nostro ecosistema indispensabili. Senza l'impollinazione dei fiori non ci sarebbe neanche la frutta, non ci sarebbero né fiori né la frutta. Quindi pensate quanto servono al nostro ecosistema. Quindi sono animali che noi dobbiamo salvaguardare, come se fossero degli animali, tra virgolette, a rischio estinzione. Perché? Perché la maggior parte di loro, purtroppo, milioni e milioni di farfalle muoiono durante l'anno proprio perché in agricoltura usano prodotti chimici, dei pesticidi. Quindi noi, il nostro lavoro qual è anche? Conservare alcune specie di farfalle che stanno per, che sono minacciate appunto di estinzione. Scusate, questo era una cosa, era doveroso verso i nostri amici animali. Chiudo nel dire che effettivamente pensate che il numero degli insetti è stratosferico, ci sono circa 1.666 milioni per ogni uomo come numero di insetti, quindi proporzioni stratosferiche. E ci sono anche delle cose affascinanti, ha parlato prima di questo millepiedi africano che è lungo oltre 38 centimetri, ma pensate che in Nuova Guinea, Papua Nuova Guinea, i pescatori utilizzano le tele del ragno per fare la pesca e quelli più abili riescono addirittura a pescare pesci di quasi mezzo chilo, per quanto questa rete del ragno particolare è così resistente. Quindi ci sono delle tante curiosità, curiosità, però non le svegliamo tutte perché sono io assolutamente. Beh, solo una piccola parte questa, ma sono veramente tante cose, tante curiosità da e invito tutti i bambini romani e non a venire a vedere questa mostra che veramente vi assicuro è entusiasmante. Io vi sto parlando con la pelle d'oca, vi assicuro è qualcosa che rimarrà quando si uscirà da questa casa delle farfalle Enco. Rimarrà sicuramente qualcosa. Tagliamo bene, il naso. Tagliamo il naso. Vai così, guarda. E via. E via. Il nostro amico Paolo è l'esperto del settore e lui sarà a disposizione in tutto questo periodo della mostra, che sarà una mostra che spero che la porteremo avanti nel tempo. Forse se avrà successo, forse diventerà permanente, non lo so, questo è un punto interrogativo. Lui è Paolo, il nostro entomologo, che sarà vicino ai bambini, alle scuole, agli insegnanti, agli educatori. Lui spiegherà da vicino, insetto per insetto, animale per animale, e anche l'importanza di questi animali nel nostro ecosistema, come nascono, muoiono. Alcuni dicono, ma le farfalle, per esempio, ti faccio una domanda veloce, quanto vive una farfalla? Dipende dalle farfalle. Dipende dalla farfalla. Ci sono farfalle che vivono pochissimo, ci sono farfalle che possono vivere alcuni mesi. Farfalle migratrici possono vivere anche due mesi. Però la media qual è di una farfalla? Ma pochi giorni comunque. Ecco, un paio di giorni, due giorni. Quindi pensate in due giorni, la vita della farfalla che dura due giorni deve appunto... Completarsi. Quei due giorni si deve completare un farfalla ciclo. Adulta, chiaramente, perché il ciclo completo ovviamente può durare anche un po' di più, però l'adulto che noi vediamo volare è il frutto di un percorso che inizia con l'uovo, continua con l'imbruco, passa attraverso la crisalide per poi sfarfallare con l'adulto, per cui in realtà è molto più lungo. E a proposito, per tutte le altre domande abbiamo con noi anche un esperto molto famoso, uno dei più famosi italiani, che è prego. Il curatore di entomologia del Museo Civico di Roma, Alberto Zilli. E per cui per le farfalle, poi dopo ci spostiamo in serra, possiamo vedere anche alcune farfalle, abbiamo sì, oltre 150 farfalle vive, più altre 150 in crisalidi che saranno pronte a sfarfallare nei prossimi giorni, perché aprendo adesso la serra è in fase di preparazione, nel senso la vedete pronta ma vanno tutte acclimatate le farfalle, quindi se le vedete si vedrà un equilibrio. Esattamente, nei prossimi giorni saranno tutte ben adattate e il ciclo inizia adesso perché la mostra è appena partita e quindi vedrete tutte le crisalidi incollate in maniera tale che sono pronte per uscire a sfarfallare. Ovviamente la mostra non è di un giorno, non è di una settimana, durerà più lungo, quindi avremo il ciclo all'interno della serra e durante questo ciclo si potranno vedere, filmare le farfalle che nascono, che escono, che aprono le ali e che voleranno. Quindi la serra è strutturata per avere farfalle video adesso, ma anche nel prossimo periodo con sfarfallature continue.
Andiamo allora a vedere queste famose farfalle, ci avviciniamo verso le farfalle. Qua ci troviamo in questa serra tropicale con delle farfalle tropicali, quindi con condizioni di caldo umido. Questo ovviamente non si può vedere da un'immagine, ma si può sentire sul proprio corpo. E abbiamo una bellissima rappresentanza di farfalle di numerose specie che in questo istante si stanno ancora ambientando. Ricordiamo che al momento stiamo vedendo esclusivamente una fase della vita delle farfalle, cioè quella della farfalla adulta. Non dobbiamo dimenticare che sono insetti che svolgono una metamorfosi molto, molto lunga, molto articolata, che vivono prima allo stadio larvale. E questa è un po' anche una chiave del loro successo, perché gli organismi che usano una metamorfosi, sfruttano una metamorfosi, di fatto vivono con due corpi differenti, che a un certo punto viene radicalmente cambiato. E quindi possono sfruttare al meglio ciò che offre loro l'ambiente in base alla fase vitale in cui si trovano. Per esempio il bruco è ovvio che debba nutrirsi, quindi sono dei corpi di fatto strutturati perché l'insetto possa mangiare e aumentare di volume corporeo. Teniamo presente che bruchi come il comune baco da seta, dal momento in cui fuoriescono dall'uovo fino al momento in cui faranno il famoso bozzolo di seta, aumentano proprio peso di 5.000-8.000 volte, quindi qualcosa di straordinario. E poi ecco, questi insetti che cosa fanno? Passano una fase che sembra crescente, quella di crisalide, ma in realtà è una fase di profondissima trasformazione in cui un corpo viene completamente demolito all'interno di quello che sembra un involucro immobile e ne viene costruito un altro, e quindi poi sfarfallerà, questo è un termine che poi si usa, sfarfallerà l'insetto adulto che avrà delle altre funzioni, essenzialmente quello di nutrirsi un poco, ma soprattutto di riprodursi e disperdersi per colonizzare sempre nuovi ambienti, per cercare ad esempio dei siti idonei in cui i figli, la propria progenie potranno continuare a perpetuare la specie. Quindi ecco, è un modo di vita completamente differente da quello nostro. In fondo noi quando nasciamo siamo abbastanza simili, no? Degli adulti, il corpo è più o meno uguale, ci muoviamo allo stesso modo, ovviamente cambiamo un po', ma non così radicalmente come le farfalle e tantissimi altri insetti, ovviamente anche altri organismi che passano attraverso una metamorfosi molto complessa ed elaborata. Quindi qui al momento stiamo vedendo delle farfalle adulte, ma ci sarà poi ovviamente l'occasione di vedere anche le altre fasi del ciclo biologico di questi insetti, tecnicamente conosciuti come lepidotteri, ed è sempre un qualcosa di importante, perché ormai vivendo in città con un certo scollamento dalle campagne, dai boschi, rispetto ad esempio alle generazioni che ci hanno preceduto, stiamo anche perdendo conoscenza del ciclo normale di una farfalla. Questi involucri stanno avvenendo dei processi incredibili, cioè proprio una demolizione completa dei tessuti del vecchio corpo da bruco e la creazione, costruzione di un organismo completamente nuovo con ali atte al volo come quello delle farfalle adulte. È una fase molto rischiosa per la vita delle farfalle, ecco perché in genere le crisalidi hanno un aspetto che ne facilita il camuffamento tra la vegetazione. Notate qui quanto abbondino i colori verdi, quindi che riprendono il verde della vegetazione, o addirittura i marroni che riprendono i colori di rocce o di cortecce.
perché è una fase in cui questi insetti sono assolutamente vulnerabili, non possono muoversi, non possono fuggire, non hanno armi o meccanismi di difesa e quindi devono soltanto affidarsi alla loro capacità di camuffamento per tentare di sopravvivere agli attacchi dei predatori. Non peraltro molte specie, soprattutto notturne, nascondono la crisalide all'interno di un bozzolo. Bozzoli come quello del baco da seta hanno questo scopo, cioè quello di proteggere con una barriera difficilmente trapassabile le crisalidi in cui stanno avvenendo questi fenomeni. E ci sono anche tanti stratagemmi, ci sono per esempio dei bozzoli che hanno un'apertura cosiddetta a nassa, nel senso che la farfalla dall'interno neoformata potrà facilmente uscire, cioè potrà uscire all'esterno, però l'apertura ha poi una serie di setole che bloccano l'ingresso di organismi estranei e così insomma si sono sviluppate nel tempo delle strategie, sempre per incrementare le probabilità di sopravvivenza. Quanto dura la trasformazione da un bruco a una farfalla? Premettendo che si tratta di organismi che vivono quindi in due modi alternativi, prima come bruchi, poi come adulti, a seconda delle specie la durata di queste due fasi e anche di quella interposta, cioè quella di crisalide, può essere molto variabile a seconda per esempio delle condizioni ambientali in cui si trovano a vivere. Normalmente un bruco se si trova in una stagione favorevole in cui può nutrirsi e crescersi, in media, poi ho una suddivisione fatta così con l'accetta, può impiegare da un mese a due mesi per incrisalidarsi. Poi bisogna valutare il tempo che trascorrerà l'insetto allo stato pupale o di crisalide, che è spesso uno stadio in cui viene passata una stagione sfavorevole, che può essere o l'inverno oppure in determinate zone una stagione estiva arida particolarmente secca, e quindi lì il tempo è molto variabile. Se non vi fosse la necessità di passare una stagione particolarmente sfavorevole, lo stadio pupale dura in media un paio di settimane. E così la vita dell'adulto pure in media si aggira da una settimana a 10 giorni, ma ci sono specie che allo stadio adulto vivono moltissimo. Comunque vi sono anche dei record, ovvero di farfalle che passano anni allo stadio di crisalide senza nutrirsi, quindi hanno un abbassamento metabolico particolarissimo. Ci sono casi addirittura di crisalidi che sono rimaste vive, quindi senza nutrirsi, per 10-12 anni, e a un certo punto le farfalle poi sono uscite risultando perfettamente vitali, ma sono strategie molto, molto particolari di alcune specie. Qual è il clima ideale per le farfalle? Dunque, in genere un biologo di fronte a una domanda del genere risponde dipende dalla specie. Ecco, per avere un'idea della ricchezza numerica del gruppo di cui stiamo parlando, teniamo presente che al mondo si conoscono oggi oltre 150.000 specie di farfalle, di cui almeno 5.000 presenti in Italia, quindi sono tantissime. Alcune hanno colonizzato ambienti particolari, le vette delle montagne, le oasi desertiche, eccetera. Quindi ecco, esiste una possibilità, direi, veramente, veramente infinita. È vero che nelle zone tropicali c'è maggiore ricchezza di specie, però anche questo negli ultimi tempi si sta dimostrando un po' un mito, perché sono stati condotti per esempio degli studi nelle zone montane delle catene asiatiche interne, zone diciamo aride e montane, con estremi climatici molto forti, e si stanno scoprendo continuamente decine e decine e decine, se non centinaia di specie nuove. Al punto che oggi pensiamo che il numero di specie realmente esistenti, di farfalle presenti sulla Terra, non sia inferiore alle 600.000, quindi ne conosciamo solo una piccola parte. Purtroppo però il tasso di alterazione degli ecosistemi e degli ambienti è tale che ne conosceremo solo una piccola parte, perché sicuramente alcune si staranno estinguendo adesso, semplicemente con il taglio delle foreste tropicali. La prima mission è la tutela della salute degli animali, e la seconda appunto educazione ambientale. Questa è educazione ambientale. Qui i bambini potranno toccare con mano e avere un contatto diretto con questi animali. Potranno conoscere come vive una formica, quanto vive una formica, come lavora una formica operaia. Magari potrebbe essere anche d'esempio per il bambino. Ecco, questo per esempio è un formicaio visto in sezione con una telecamera, con una webcam, sempre
in funzione. E noi potranno vedere, adesso ci metto la mano perché le formiche ancora non ci sono, stanno per entrare nel formicaio, e potranno vedere le formiche in diretta come lavorano, come raccolgono il cibo, come lo conservano, le lotte intestine tra le varie famiglie che ci sono appunto tra le formiche, la regina che appunto che in qualche modo organizza tutto il formicaio. Oh, non solo potranno vedere le formiche, ma potranno vedere anche, come dicevo prima, il lombrico più lungo del mondo. Nessuno sa che c'è un lombrico africano che sembra quasi un serpente. Però, ecco, al limite uno può vederlo nei documentari, ma mai dal vivo come appunto ha la possibilità in questa struttura. Io infatti invito tutti i bambini romani e non a venire a vedere questa struttura, perché vi assicuro che qualcosa è di entusiasmante. E oltre a vedere i leoni, gli elefanti, le tigri, le foche, gli animali classici, la giraffa, avranno la possibilità di conoscere degli animali che vi assicuro sono altrettanto entusiasmanti. Grazie. Questa è didattica pura. Qui ci sono dei microscopi dove i bambini potranno vedere dei vetrini. In questi vetrini ci sono, sono conservati alcuni insetti, quindi potranno vedere tecnicamente, scientificamente, come sono fatti alcuni insetti. Quindi è una, ecco, io penso che questa, più didattica di questa si muore. Oggi abbiamo visto un mondo molto particolare, fatto di colori, di luci, un mondo di farfalle, di insetti. Sicuramente abbiamo scoperto tante cose che prima non conoscevamo. Quindi l'invito qual è? Quello di venire qui alla Fondazione Bioparco e venire a fare visita a queste splendide farfalle che aspettano tutti voi. Michela Cossidente per HTO, Bioparco di Roma, Roma, e in compagnia di, non so come si chiami, però anche lei voleva salutarvi.